Bentornati su Telefonino.net. Oggi parliamo nuovamente di Green Pass e voi direte: perché c'è ancora tanta confusione in merito a questo famoso certificato verde? In questo video analizzeremo con attenzione tutti i casi dove sarà necessario e obbligatorio esibire il suddetto documento. Ma andiamo con ordine e quindi prima la sigla. In primo luogo vi ricordiamo che il Green Pass sarà obbligatorio dal 6 agosto in zona bianca, zona gialla, zona arancione e zona rossa, che significa che avrete ancora un po' di giorni, questi della prossima settimana, per eventualmente vaccinarvi e richiederlo, oppure per semplicemente trovarlo e richiederlo o al vostro medico di base o scaricandolo dall'app Immuni o Io. A tal proposito, piccolo remind me, vi ricordo che si scarica da il sito del Ministero della Salute, l'app Immuni, l'app Io, oppure ancora dal medico di base, dal farmacista o dal pediatra. Ci sono anche altre modalità, ma queste sono quelle più immediate. Metà sono online, metà sono offline. Per la metà di queste serve uno smartphone, per l'altra metà basterà semplicemente telefonare al professionista di turno. Non possiamo non ribadirvi che sarà obbligatorio per tutte le persone che hanno dai 12 anni in su, quindi anche i minori dovranno mostrarlo. Accanto al Green Pass servirà sempre un documento di riconoscimento, sia esso una carta d'identità o una patente, ma con la carta d'identità non sbagliate, andate sul sicuro. Per una maggiore completezza di informazioni voglio leggervi adesso tutte le attività e i luoghi in cui sarà necessario e obbligatorio esibire il Green Pass. Ho aperto ora la pagina del sito del Ministero della Salute, così non sbaglio, e leggo precisamente tutte le occasioni in cui sarà possibile adoperarlo. Io ovviamente vi lascerò qui sotto nei commenti il sito, così che voi stessi possiate andare magari a scaricarvi quella pagina, a fare uno screenshot o a salvare magari quella porzione di testo, così da ricordarvi sempre quando sarà necessario usarlo e quando no. Servirà per accedere e consumare un pasto in ristoranti al chiuso, nei bar, per assistere a concerti, eventi, spettacoli, competizioni sportive, per andare in musei, cinema, teatri, ma ancora per andare in palestra, andare in piscina, entrare in un'area benessere, in una sauna. Sì, servirà anche se vi allenate in palestra, tenetelo a mente. Sarà obbligatorio anche per le sagre di paese, per le fiere, per i congressi, per i convegni e anche per le riunioni in presenza. Addirittura qualcuno, però finora siamo nell'ambito del privato, richiede non solo il Green Pass ma anche un tampone molecolare negativo per accedere per esempio ad una riunione aziendale. Qualcuno mi ha chiesto proprio di recente: ma serve anche per entrare in un autobus o in metro o per prendere il tram? Allora, su questo finora non c'è scritto niente e non si legge niente, quindi vuol dire che no, non serve. Però va da sé che se lo utilizzate per andare in un bar lo potrete avere con voi anche durante magari il tragitto in autobus. Vi ricordo che vale sia per i viaggi all'estero che per quelli all'interno dello Stato italiano, soprattutto fra aree o regioni che hanno colori differenti. Quindi se vi spostate da zona bianca a una zona gialla, per esempio, dovrete portarvi con voi il Green Pass. I controlli li farà l'esercente o il titolare del locale, oppure magari in una sagra, in una fiera, eccetera eccetera, gli addetti alla sicurezza. Sarà utile il Green Pass anche per entrare nelle RSA, oppure anche per ovviamente viaggiare all'estero negli stati membri dell'Unione Europea. E infine, visto che io sono nel sud e siamo in estate, quindi è tempo di matrimoni, cerimonie religiose, nonne, eccetera eccetera eccetera, vi ricordo che servirà anche per accedere a un matrimonio o a un evento di questo tipo. Quindi mi raccomando, non sta a noi fare etica e non sta a noi convincervi della bontà e dell'utilità del Green Pass, quantomeno del vaccino. Non vogliamo dare un nostro parere personale della vicenda, ma vi ricordo ancora una volta le parole di Mario Draghi, il nostro premier, che ha ribadito che l'appello a non vaccinarsi è un appello a morire.
vi invito nuovamente a non creare flame o discussioni in merito all'utilità o meno di questa certificazione, in merito all'utilità o meno di un vaccino piuttosto che un altro, oppure all'inefficacia di un eventuale vaccino, perché non siamo qui per creare polemiche, ma solamente per fare informazione. Qualsiasi domanda, dubbio, perplessità, chiarimento, eccetera, che volete da noi in merito al Green Pass e alle sue modalità, fatecela pure qui sotto nei commenti, vi risponderemo subito. Ci vediamo in un prossimo video, grazie ancora da Manuel per telefonino.net, ciao! Like, commentino, iscrivetevi se vi va, lasciate un mi piace, e un commento, potete chiederci qualsiasi cosa e ricordatevi che abbiamo, così per cambiare discorso, anche un canale Telegram dove postiamo tutti i giorni a tutte le ore le migliori offerte presenti su Amazon e non solo, quindi dateci un occhio.